Cersaie numero 40, Inco non poteva mancare a portare la sua nota di colore. Certo, farne di tutti i colori è un mestiere non facile, ecco, siamo anche quest'anno presenti. Inco in questa fiera si propone con due novità legate al mondo della decorazione digitale. La prima è un inchiostro nero, che noi chiamiamo Deep Black, che permette di realizzare prodotti neri molto scuri, con tonalità molto profonde e neutre. In aggiunta permette di realizzare prodotti lapati senza manifestare quelle che sono le classiche difettologie superficiali dei prodotti lapati. La seconda novità è, si tratta di uno strutturante. Lo strutturante è un effetto digitale che permette di ottenere realizzazioni ceramiche tridimensionali. È un prodotto che si può applicare prima e dopo l'essiccatoio e quindi prima dell'applicazione dello smaltobbio, in perfetto sincronismo con tutte quelle che sono le successive applicazioni ceramiche. Inco ha deciso di sviluppare tutta una serie nuova di pigmenti che aiutano a sviluppare maggiormente il tono del colore negli ingobbi e negli smaltobbi. Abbiamo creato una serie natura che spazia dai toni freddi ai toni caldi, ai gialli e ai rossi, in modo tale da valorizzare maggiormente e aiutare anche quello che può essere lo sviluppo della piastrella finale applicando gli inchiostri. Il mercato, che un po' di tempo fa andava bene, si era tutti contenti per una serie di motivi che tutti ben conosciamo, ha avuto una certa flessione, un certo rallentamento. Questo rallentamento, a parer nostro, non è omogeneo in tutto il mondo. Fortunatamente, producendo Pavullo, e poi noi, come si sa, produciamo anche in Russia e India, giusto, abbiamo la possibilità un pochino di compensare una flessione da una parte con un aumento dall'altra.